workshop per bambini, spettacoli di musica, laboratori, degustazioni ed esposizioni artistiche e artigianali. Un incontro tra suoni, colori e sapori ospitati in un posto suggestivo come il Borgo di Montegrosso. Due giorni, sabato e domenica, dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio, protagoniste assolute di San Martino al Borgo. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il locale presidio Slow Food, associazioni e patrocinata dal Parco Nazionale dell'Altamurgia. L'occasione per rilanciare prodotti tipici e bellezze di un territorio che merita di essere valorizzato. Montegrosso per noi rappresenta la porta nord del parco, tra l'altro è l'espressione e la vocazione rurale della città di Andria, è il Parco Nazionale dell'Altamurgia che rappresenta il primo parco a vocazione rurale d'Italia e forse d'Europa, non poteva non essere ad accompagnare questi processi di promozione e di valorizzazione di un territorio. E in linea poi con quello che è lo slogan del parco delle 3C che sta per consapevolezza, conoscenza e condivisione. Il fatto di essere presenti a sostegno di queste iniziative rappresenta appunto il pilastro della condivisione di questi luoghi. Una chiamata a raccolta anche per la grande famiglia Slow Food per esaltare le identità del territorio nel segno della condivisione. Noi vogliamo raccontare un territorio con tutte le sue specificità, tutto quanto di buono, pulito e giusto ci possa essere ad un tiro di schioppo da casa nostra. Lo facciamo condividendolo con la condotta a Castel del Monte, una condivisione condotta a Castel del Monte e condotta delle Murge, perché questo abbraccio del territorio coinvolga un maggior numero di appassionati, di gente del cibo buono, pulito e giusto, ma non solo. E questa è una condivisione, ripeto, molto sentita, perché per noi il futuro è condivisione. Quella dello scorso fine settimana è stata solo la prima di una serie di tappe di un percorso orientato alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e parallelamente il rilancio delle attività locali, a partire dal centro storico di Andria. Il 25 novembre saremo ad Andria per lo Slow Burger Day, una manifestazione sentita che coinvolgerà tutti i locali del centro storico, tutti i soggetti che hanno bisogno di un appoggio, di sensibilizzazione per operare secondo il buono, pulito e giusto di Slow Food e dei soggetti che sono attori protagonisti di un territorio che ha bisogno di un riscatto. Parliamo del centro storico di Andria, parliamo del contenitore che rappresenta l'identità del nostro territorio. In vetrina, storie, tradizioni e tipicità di un territorio dalla forte identità culturale, il punto di partenza per il pieno recupero e valorizzazione dei suoi luoghi più suggestivi, come il piccolo centro di Montegrosso che, grazie alla manifestazione, è riuscito ad attirare nel borgo numerosi visitatori. È un borgo eccezionale proprio per la valenza storico-culturale che molto spesso diciamo di voler recuperare rispetto anche a quelli che sono gli arti e mestieri di un tempo, ma che poi non si concretizzano in azioni che hanno una dimostrazione tangibile e concreta di quello che si è fatto nel passato. È chiaro che questo sta avvenendo con questa bellissima manifestazione di due giorni che vede tanta gente partecipare, soprattutto quello che mi rende orgoglioso, gente che proviene da fuori. I risultati ci sono e sono anche risultati importanti.